Un 2016 all'insegna della solidarietà per restituire un posto migliore alle famiglie bisognose della città. Inizia così il nuovo anno per l'associazione Sant'Agata con una donazione da parte dello Juventus Doc Club presieduta da Lillo Rizza, che ha incontrato in sacrestia il parroco della chiesa Sant'Agata al collegio, nonché presidente dell'omonima associazione, per dare il suo contributo alla ristrutturazione dei locali antistanti la parrocchia del centro storico, che serviranno per accogliere le famiglie indigenti della zona. Ogni anno noi mettiamo questo sorteggio tra tutti i soci del Club Juve Michelangelo Rambulla Pessotto, e dove, togliendo le spese, il ricavato e quello che resta lo diamo a favore di un'associazione, di una chiesa, come abbiamo fatto tutti gli anni. Quest'anno siamo fieri e orgogliosi di averle date e consegnate stamattina all'Associazione Sant'Agata, perché è un'associazione che lavora per il sociale, e quindi a noi fa piacere che ci sia un'altra associazione come quella nostra, senza scopo di lucro, che opera sul sociale. C'è una grande gioia nel mio cuore per vedere che la società nicena, e oggi per mezzo del Juventus Club, c'è questa preoccupazione verso la nostra associazione. E veramente questo viene come la provvidenza di Dio, perché noi preghiamo tanto per questo. No? Come dicevo, grazie a Dio mai un bambino, una persona è uscita senza niente di qua. E tutto questo esiste perché c'è la solidarietà delle persone di Caltanisseta. Di cuore, così voglio ringraziare tutti i miei volontari, no? A cominciare di Agata e tutti quelli che lavorano con me qua nell'associazione, e di maniera particolare a Juventus Club per questa donazione, che per noi sarà di grande utilità, no? Che Dio vi benedica, che veramente possiamo tutti noi pensare nel nostro prossimo, no? Perché Gesù ha fatto questo. Una vera e propria benedizione per le famiglie, ma anche per i numerosi bambini che quotidianamente bussano alle nostre porte, ha commentato una delle volontarie dell'Associazione Sant'Agata, da più di un anno a servizio delle fasce deboli della città. Per noi è un augurio di un anno speciale, perché credo che noi ci occupiamo dei bambini, e non c'è cosa migliore di unire i bambini se non con lo sport, perché qualsiasi disciplina sportiva aiuta la loro crescita.